Ciao ragazzi, abbiamo parlato in altri video dei filtri aria a pannello. Abbiamo spiegato cosa sono e quali sono i loro vantaggi. Oggi parleremo di un filtro nello specifico, aria a pannello, il BMC. Come vedete la sua forma è molto particolare. Perché? Perché i filtri aria a pannello vanno a sostituire quelli di serie e quindi hanno la loro stessa forma perché vanno esattamente nella scatola filtro di serie. Quali sono le caratteristiche principali del BMC? Sicuramente la parte filtrante, quella che è qui al centro, che voi vedete di colore rosso. La parte filtrante è in cotone per quanto riguarda i filtri della BMC. BMC e KN, a mio modo di vedere, sono i filtri numeri 1 per quanto riguarda questo materiale, il cotone. Quali sono le caratteristiche del cotone? Sicuramente il punto di forza è che fa passare molta aria, molta di più rispetto ai filtri in carta di serie, ma anche una quantità maggiore rispetto ad altre tipologie di materiale filtrante, per lo più il sintetico. Però qual è il punto invece a sfavore? Che se noi non andiamo a fare manutenzione corretta, e vedete che il cotone, il cui colore è bianco, lo vedete rosso perché ha dell'olio. Quindi se non andiamo a fare una manutenzione puntuale del filtro, il suo potere filtrante, ovvero la capacità di trattenere le impurità, cala drasticamente, quindi fa passare molta aria, ma se non mettiamo l'olio fa passare anche delle porcherie, un po' più di altri filtri. Quindi io lo consiglio se siete alla ricerca di un filtro a pannello e vi assumete, ecco, l'impegno di essere precisi nella manutenzione e nella cura dell'auto. È un filtro che va opportunamente alle giuste scadenze, lavato e oliato nuovamente. Se invece non, ecco, in cuor vostro sapete di non avere questa attenzione e cura, meglio prendere un filtro sintetico che magari fa passare un po' meno d'aria e però assicura un filtraggio costante. Perché chiaramente le fibre sintetiche sono più rigide e hanno una regolarità maggiore di quella che può avere una fibra in cotone, che magari cambia struttura più facilmente, è un po' più delicata. Tutto qui. E vorrei spendere una parolina per il discorso dell'olio. Come ho detto già in un altro video, questo non è un punto a sfavore, nel senso bisogna essere attenti con la manutenzione, ok, ma è falsa la cosa che i filtri che hanno bisogno di olio come questo poi possano sporcare il devimetro a causa di quest'olio. No, cioè solo se esageri, ma davvero esageri con la quantità, puoi sporcare altri componenti, ma se tu lo rigeneri opportunamente non c'è alcun rischio. Parleremo anche di altri prodotti della BMC e dei prodotti chiaramente a pannello, quindi della stessa fascia, concorrenti di altro materiale, quindi continuate a seguirci. A presto, ciao ciao.